Versetto 28. Dopo questi discorsi Gesù continuò la sua strada verso Gerusalemme. Camminava davanti a tutti. Notate la solitudine. È vero che lui è il maestro, deve andare avanti e gli altri dietro. Ma quel camminare davanti, dice, solo. Solo. Quanto potevano aiutarlo quelli dietro? Pordeaui, i tragli accompagnano bastù. Tutti pieni di incertezze, di dubbi, eccetera. Dicono gli esperti, nei commenti, che facilmente Gesù, quando è arrivato lì in zona, si è acquartierato a Betania, nella casa di Marta, Maria, Lazzaro. Da lì poi ogni giorno ripartiva, andava in Gerusalemme, e la sera rientrava, anche per evitare che di notte gli facessero qualche scherzetto. Essendo fuori dalle mura della città, era un pochino più protetto da chi comandava in città e poteva avere idee poco simpatiche. L'unica sera che si fermerà in città sarà giovedì sera dopo l'ultima cena all'Orto degli Ulivi, e verrà arrestato infatti. È molto facile anche che lui in quei giorni si fosse messo d'accordo col padrone dell'asinello perché glielo prestassero per questa sua manifestazione, diciamo, messianica, reale in un certo senso. Perché leggendo il Vangelo sembra che lui, Gesù, possa disporre delle persone come vuole e delle cose come, degli altri come vuole. Si può proprio un po' con le pinze, ecco. Anche perché l'asino era quella cosa che non è che lo davano in mano a tutti, gli serviva per vivere, né? Era lo scooter dell'epoca per spostarsi, per piccoli carichi, eccetera, e era l'asino che funzionava. Ma l'asino, che era l'animale da somma per eccellenza, era anche la cavalcatura dei re, del re che andava in pace a visitare il suo regno. Perché un re può permettersi di andare con l'asino, perché? Perché non ha fretta, non deve correre il re. Se deve andare in battaglia, ok, il socal, il destriero, addestrato, eccetera. Ma quando va in visita, il cammino pacifico, cioè, ha tempo, gli aiuta che aspetta semmai. Sì o sì? Dopo questi discorsi, versetto 28, Gesù continuò la sua strada verso Gerusalemme, camminava davanti a tutti. Quando fu vicino ai villaggi di Betfage e di Betania, periferia, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò avanti due discepoli. Disse loro: andate nel villaggio che sta qui di fronte. Appena entrati troverete un piccolo asino sul quale nessuno è mai salito. Lo troverete legato. Voi slegatelo e portatelo qui. Se qualcuno vi domanda perché slegate quell'asinello, voi risponderete così: perché il Signore ne ha bisogno. Era la frase convenuta facilmente. I due discepoli andarono e trovarono tutto come aveva detto Gesù. Mentre slegavano il puledro, i proprietari chiesero ai due discepoli: perché lo prendete? Essi risposero: perché il Signore ne ha bisogno. Allora portarono il puledro da Gesù, poi lo coprirono con i loro mantelli e vi fecero salire Gesù. E questo è un onore enorme, utilizzare il proprio mantello, che è la propria sicurezza, dice anche il proprio status, utilizzarlo perché l'altro vi si possa sedere sopra e non riconoscere la sua autorità, il suo valore. Man mano che Gesù avanzava, stendevano i mantelli sulla strada davanti a lui, ancora di più. È un ingresso solenne, quasi una intronizzazione, è il riconoscimento ufficiale del suo essere Messia. A questo punto Gesù non ha più problema di nascondere il fatto di essere Messia, perché sa che i giochi sono fatti ormai, può dirlo chiaramente. Tutti quelli che erano suoi discepoli, pieni di gioia a gran voce, si misero a lodare Dio per tutti i miracoli che avevano visto e gridavano: benedetto colui che viene nel nome del Signore, egli è il Re. In cielo sia la pace, gloria nell'alto dei cieli. Alcuni farisei che si trovavano tra la folla, gli è sempre re, sempre il partenne, come il cacio si maccherù proprio, che manca mai. Tra la folla dissero a Gesù: maestro, fa tacere i tuoi discepoli, dai da bravo. Ma Gesù rispose: vi assicuro che se tacciono loro, si metteranno a gridare le pietre. Ormai non è più ora di tacere, è ora di gridare chi sono io. E se non volete sentirlo, avvi affari vostri.